Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Veronica, se non ci conosciamo, ci conosciamo con un video sui calendari dell'avvento, ebbene sì. Oggi è il turno di quello di Essence, che è uno di quelli che va ruba subito, quindi io ve lo dico, se lo volete dovete acquistarlo subito, purtroppo, perché va sold out subito. Io l'ho acquistato da Pink Panda, mi è arrivato anche velocemente, quindi se lo volete, eccolo qui. Mi ricorda proprio il blush tra il fucsia e il... è l'arancio di Essence, si chiama Santa's Sweet Surprises Advent Calendar. Stavolta non ho visto il video, quindi ho visto una ragazza che ha fatto il video sul calendario, ma non l'ho proprio aperto. Ah, è fatta al libro, dobbiamo cercarlo, perché ci sono caselle qui, qui e qui, un sacco di caselle. Sentite i rumori molesti, o sono i vicini, o i lavori, o il fidanzato. Quindi non è colpa mia. Non è vero, ci sono i fantasmi in casa. Comunque, adesso andiamo a cercare le caselle. Cerchiamo la 1. Ah, la 1 c'è subito. L'ho trovata subito. Volevo distruggerla. Beh. Questo è un classico, però, Dovevo attrezzare meglio. È un Luminous Highlighter. Molto luminoso. Non so se lo vedete, ma è luminosissimo, eccolo qua, con il fiocco, che carino, molto bello. Se non utilizzate gli illuminanti, lo potete utilizzare come ombretto, niente vignetta. One snowflake falls, December's calls, che carino. Comunque, la numero 2, dobbiamo cercarla in queste pagine. Subito così. Translucent Lip Balm. Ha un nome? No. Vediamo. Ah, è quelli trasparentini. Carino. Vabbè, lip balm vanno bene per tutti. Non so se avete apprezzato la mia acconciatura, apprezzatela. Comunque, lip balm sempre gradito. È uno dei miei prodotti preferiti. Would you hug a snowman? Volete abbracciare l'uomo di neve, un pupazzo di neve? La numero 3, tra queste pagine, dove sarà? Eccola, andiamo a ritornare alla prima. È tutta a tema, anche se i colori non rispettano il Natale, ma è tutta a tema. Oh, che cos'è? Candy Cane Wishes e Mistletoe Kisses. Se ce la faccio a prenderlo, ve lo faccio vedere. Un pennello che riuscirò ad aprire. E il pennellino, ma che bello, lilla opaco, che carino. Ha il manico opaco. Poi
Quelli di Essence, di Revolution, sono i miei pennelli preferiti. Mi piacciono tantissimo, quindi super apprezzata questa casella. Tranne l'illuminante, che poteva essere qualcos'altro, va più che bene. Numero 4, 4, 4. Eccolo qua. Deve rompere tutto. C'è uno smaltino che dice qui Snow Much Love, che carini. È uno smaltino bianco con delle perlescenze. Non so se le vedete, ma ha delle piccole perlescenze. Tutto a tema natalizio. Mini white glitter nail polish, infatti hai glitter. Molto carino. La numero 5, dove sarà? Eccolo. Numero 5. Non so come farlo vedere. Eyeliner tool. Che cos'è? Eyeliner tool. Oh. No, ma veramente. Oh mio Dio. Che senso? Come lo metto qui? Cosa al contrario? Ah, ok, così. Per fare l'eyeliner. Non ci credo. C'è una cosa del genere. Dammi d'occhio. Per le sfumature, se non siete capaci come me, eccolo qui per aiutarvi a fare l'eyeliner. Qualcosa del genere. Comunque, questo tool ci ha sorpreso, mai visto. La numero 6. Non ucciderlo questo povero calendario. Numero 6, eccolo qua. La numero 6. Aiuto! Qualcosa di lilla. Cos'è? PH Reacting Blush Stick. No! Poi i prodotti reagenti mi fanno impazzire. Wow, che bello. Proviamo. Sì, un po' si colora, non so se lo vedete. Ha colorato. Wow, che spettacolo. Molto lucidino però. Vedete? Che bello! Questo proprio è figo! Questo Essence hai azzeccato. Piace un sacco. Poi la numero 7, cari amici e cari amiche, è qui. Se perdo qualche numero scrivetelo nei commenti. Ah, questa è una cosa carina. Oh my dear, che carino! È un lip scrub pad per fare lo scrub alle labbra, a forma di labbra ovviamente, fate così, massaggiata a pelle umida e vi fa uno scrub molto molto gentile. Questo è fantastico, mi piace tanto. Queste cosine a me piacciono un sacco. Il prodotto PH reagente ha reagito, guardate qua, che bello che è. Riuscirò a toglierlo dalla mano? Spero di sì. Guardate che bel rosino, molto carino, mi piace un sacco.
Numero 8, mamma, numero 8. Credo, sì. Che cosa sei? Highlighting pen, un illuminante in penna. Molto chiaro. Molto carino. Vedo lo swatch, ma... eccolo qua. È bellino. Ci piace. Anche abbastanza illuminanti, no? Numero 9, sempre in questa pagina di questo libro. Io lo chiamo libro, assomiglia a un libro. Perfect Nails Manicure Sticks. Qualcosa per le unghie? Ci sono sempre le frasi carine. Da fare, cioè da regalare o regalarsi è troppo carino. Che cosa saranno? I bastoncini quelli d'arancio? Potrebbe essere. Sì, infatti sono i bastoncini. Ecco, questi già... Sì, utili, ma non tutti li usano. Io utilizzo proprio quello d'acciaio. Questi sono molto più delicati che quello d'acciaio per togliervi le cuticole. Insomma, Essence, questa non ce la dovevi fare, Questa casellina non è piaciuta. Poi, la numero 10 nel mio librone. C'è uno spoiler enorme, non lo voglio vedere. La numero 10, dove sarà? Eccola, trovata, numero 10, and care treatment with shea butter e vitamina E. Oh. Adesso che iniziano i primi freddi, questa è super, super utile, la proveremo. Qui ti sei ripreso, Essence, bravo. La numero 11 che avevo intravista. Eccola qua. Oh. Shiny Lip Plumper. Ah, questo mi piace. A tantissime non piace. I prodotti lip plumper, ma mi piacciono un sacco e questo è molto figo. Mi piace un sacco, quindi Essence perfetto. Perfetto, numero 12, eccola qua. Scrunchie. Gli scrunchi, sì, no, apriamo lo scrunchi, che si apre se vuole farci la cortesia, abbastanza grosso, un po' triste, magari questo colore un po' smorto. Questo rosa antico, un po' pallido. Non lo so. Questo è un po' deludente per Essence. Questo non ci è piaciuto. 13, dove era 13? Ecco qua. 13. Lo apriamo qui perché mi sto contorcendo ormai. Un altro smalto. Mini Red Nail Polish, vabbè, lo smalto rosso a Natale, periodo natalizio, dovrebbe essere quello più usato. Poi la 14,
14, 9, 6, 14, eccola qua. L'abbiamo trovata. Sotto c'è il brow spoolie brush. Spero sia un pennellino carino che ci piace. Ah, proprio fatto così. Ah, è bravo, quindi proprio per le, adatto alle sopracciglia. Hai visto? Piegato. Questo è utile, è utile. La 15. 5, 6, 15. Mi sto perdendo per strada sicuramente. 15. Abbiamo trovata una matita gialla. Che colore è? Matita occhi precisa. Vabbè. È marrone. Marrone. Ha delle, dei riflessi. Scusate, ma i vicini sono così. È un marrone, ma qualche riflesso, tipo metallizzato, qualcosa del genere. Un marrone strano. Questa era la 15. La 16. La 16, eccola qua, l'abbiamo trovata. Adesivi, adesivi per che cosa? Leave a little sparkle wherever you go. Metallic nail stickers, che carini. Questi sono carini, sono metallici. A tema, un po' natalizio, un po' no. Dai, carini, però non tutti usano gli sticker, quindi... 17. Lipstick crayon. Qua già qualcosa di interessante. Un matitone rossetto. Creamy. Ok. Rossetto da latex o cremoso idratante. Arricchito con olio di ricino e burro di karité. Che colore. Questo colore qui. Un po' caldo come colore. È da vedere sulle labbra. Poi la 18. Eccola qua. È bella grossa. Ah, questo già è interessante. Shooting Star Hydrogel Eye Patches. Questi sono i patch per il contorno occhi. Questi sono interessanti. Questi ci piacciono, signora Essence. Sto smatteggiando. Numero 19. Piccolina, ma sarà interessante. Concealer sponge duo, quindi sono le sponge quelle piccoline. Sì, che carine. Una viola e l'altra è fucsia. Che belline. Le beauty sponge apposta per il correttore. Che carine. Molto carine. Più sponge per tutti.
carinissime. Poi la numero 20, siamo arrivati alla 20, giusto? È piccolina, ma ci potrà stupire. Silky Eyeshadow Topper. È un rosino molto chiaro, molto carino. I colori così chiari mi piacciono un sacco. Molto bellina. Ti stai riprendendo. Devo mandare ancora giù gli sticker e gli smalti per le unghie. O i bastoncini d'arancio. No. 21. 21, 21. Eccola qua. È grande la 21. Soft Touch Eyeshadow Blender. Oh. Un altro pennellino. Questo è molto apprezzato, cara signora o signora Essence, molto, molto apprezzato, bellissimo questo lilla opaco, bello bello, carissimo. La 22, la 22, ce la stiamo facendo. 22, eccola qui, l'ho trovata. Abbiamo trovato lo smaltino, un colore più interessante secondo me. È un mini iridescent nail top coat. Questo rosa con le pagliuzze oro. Molto carino. Era 22. 23, ci siamo quasi. 23. Non ce la farò mai. Un hydrating face primer che devo spargere tutto il calendario. For an even complexion. Eccolo qua. Primer idratante con acido ialuronico, olio di mandorla. Proveremo. La 24, stiamo aspettando solo lei. Tutti aspettano la 24. È piccolina. Cos'è? Questa è bellissima. Una lip tint. Stiamo scherzando? Che colore è? Poca poca. Colore è da vedere sulle labbra, però una lip tint per festeggiare la vigilia di Natale è perfetta. Questo era il calendario dell'avvento di Essence, ebbene sì. Quest'anno mi ha sorpreso di più. Ci sono prodotti che abbiamo trovato anche nei calendari precedenti, ma quest'anno ci sono prodotti che mi hanno stupito tantissimo, quindi è una cosa similare con quello di Revolution. Sono contenta anche di quello di Revolution, contenta di averli acquistati. Questo, non so se ve l'ho detto, l'ho acquistato su Pink Panda. Non so se è disponibile da altre parti, ma io l'ho acquistato lì e mi è arrivato in pochissimo tempo. È uno dei più economici, quelli di Essence, è uno di quelli che, come vi ho detto,
va a ruba subito. Se lo volete, dovete prenderlo molto presto. Comunque, a me è piaciuto, sono felice di averlo acquistato. Fatemi sapere voi cosa ne pensate del calendario. Spero che il video vi sia piaciuto, vi è stato utile in qualche modo. Lasciate un like, un commentino qui sotto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!